Sasuke e suo padre Osaru conoscono Dazumi al castello di Fuefuki. La ragazza vuole vendicarsi dell'uccisione del padre ad opera del signore del castello, che poi viene invece ucciso dal malvagio Kenshiro. Costui tenta di uccidere anche i ragazzi, mentre Osaru è lontano. Ma grazie ad un'arma speciale e appositamente forgiata, Sasuke riesce ad avere la meglio di Kenshiro. In tal modo, Sasuke riesce a salvare, oltre la propria, anche la vita di Kazumi. と全く同じ顔をした4人の少年、一体何者であろうか。 Sono improvvisamente apparsi quattro bambini identici a Sasuke. Chi mai saranno? Sasuke! Papà, sei tornato a casa! Cosa c'è, Sasuke? Mi sembri strano. Cosa? Oh no, papà, non ho niente. Andiamo a casa adesso. Sai, vorrei rivedere anche Kazumi. Oh, ho dimenticato una cosa. Cosa? Sono venuto qui nel bosco solo per cercare dell'acqua. Osaru non poteva supporre che suo figlio Sasuke e Kazumi avessero dovuto sfuggire all'agguato di Kenshiro e fossero riusciti a sconfiggerlo mentre lui era andato a trovare i ninjas. Ma i ragazzi lo mettono ben presto al corrente. Avete corso un rischio terribile con Kenshiro. Se sono salva lo devo solo a Sasuke. Sono certa che diventerà un bravissimo guerriero ninja. Dovrà passare del tempo e lui dovrà esercitarsi a lungo. Servono nervi e muscoli d'acciaio per un ninja. Sasuke, perché ora non vai a raccogliere un po' di funghi? Sì, papà. Kazumi, volevo dirti che per te ormai è arrivato il momento di partire. Partire? E per dove? Sono riuscito a trovare tuo nonno. Mio nonno? Dove l'avete trovato? Dopo aver lasciato te e Sasuke sono andato a Kyoto. Ho trovato lì tuo nonno, ormai molto anziano. Mi ha pregato di dirti che vorrebbe tanto rivederti. Vi ringrazio tanto per il disturbo, Osaru. Se stai bene, potresti partire anche subito. Adesso? Certamente tuo nonno non vede l'ora di riabbracciarti. E anche tu desideri rivederlo, vero? Sì. Kazumi, devo chiederti un favore. Di che si tratta? Desidero che tu parta da qui senza che Sasuke lo sappia. Che? Ma... Grazie, Kazumi. Va bene. Oh, qui ce ne sono alcuni. Anche se voglio bene a mio nonno, io preferirei restare qui con voi e continuare ad accudire Sasuke. Vostro figlio, quando voi siete via, è solo. Non ha più la mamma. Io credo che potrei prendermi cura di lui, perché credo che abbia ancora tanto bisogno di calore e di affetto che solo una madre può darti. Ti prego, Kazumi, smettila. So benissimo che mio figlio ha bisogno di ciò che tu dici. So quanto il suo piccolo cuore abbia sofferto per la perdita di sua madre. Ma questo fortificherà il suo animo e lo farà diventare un vero uomo. Solo resistendo ai colpi della sorte avversa, si diventa un vero ninja. Allora, se ho capito bene, i guerrieri ninja non possono permettersi di avere dei sentimenti. Proprio così. È il destino di tutti i guerrieri ninja. Prendi questo denaro. Ti servirà per il viaggio. No, vi ringrazio. Ho già un po' di denaro. Mi sarà sufficiente. Ti prego d'accettarlo. La strada per Kyoto è molto lunga e non si può mai sapere cosa può capitare in viaggio. È meglio avere denaro per ogni evenienza. Adesso puoi anche partire. Certo. Mm-hmm.
non lo capisci? Un bravo ninja si sarebbe accorto della presenza di qualcuno che si avvicinava. Se io fossi stato un tuo nemico, a quest'ora tu saresti già morto. Non devi mai distrarti, ricordalo. Stammi a sentire, Sasuke. Stavolta non ha importanza, ma per l'avvenire devi fare più attenzione a ciò che accade attorno a te, perché sarai solo. Tu-chan, nani ga attan dai? Kasumi-san wa Kyoto e itta. Kyoto e? Honto? Sagashiteita oji-san ga Kyoto ni iru koto ga wakatta kara. Non è vero, non è vero. Sì, figlio, è la verità. No, sono certo che Kasumi non mi avrebbe mai lasciato per andarsene a Kyoto. Ciò che ti ho detto è vero. Kasumi non poteva restare qui. No, non ci credo, non ci crederò mai. Davvero un bel colpo per una persona che ha un solo occhio. Uccidere tanti lupi tutti in una volta. Quest'uomo non è altri che Jubei Yaju, capo dei guerrieri di Yaju, in giro per il paese alla ricerca dei ninjas di Sanada, che vuole uccidere uno per uno. È anche conosciuto come Jubei l'attaccabrighe. Tirala! Se sei tanto pronto di riflessi, non puoi essere altro che un ninja. Fermati! Ti prenderò! Conosco quel trucco, è il trucco della tela di ragno. Ormai sei finito! Non... Diavolo! Diavolo di un ragazzo! Sasuke è riuscito a sfuggire a Jubei per mezzo di un trucco ninja, chiamato Kato Nozen Kajutsu, che significa letteralmente trucco del fiore di fiamma. Il trucco consiste nell'accendere un combustibile formato da olio e polvere da sparo, che permette di sfuggire, attraverso le fiamme, al riparo di un abbondante fumo. Sasuke si è mosso attraverso le fiamme come una palla di fuoco, e si è nascosto poi sotto un drappo color terra che lo rende invisibile agli occhi di Jubei. Vorrei proprio sapere da dove è sbucata questa nebbia. Oh. Mi pare di scorgere una sagoma. Sembra Kajumi. Thank you.
perché essa è morta. È morta per salvare lui. Però il piccolo ha visto la sua sagoma tra la nebbia. È impossibile pensare che essa sia tornata in vita. Allora, cosa ha visto Sasuke? Il suo fantasma? Non era un'illusione, neanche un fantasma. Era proprio mia madre. Sono quassù, Sasuke! No, sono qui invece! Dove stai guardando, Sasuke? Sasuke, cosa fai lì impalato? Ti ho già mostrato il Bushin, o trucco magico? Trucco magico? Ne ho già sentito parlare. Papà, puoi dirmi in che cosa consiste? Te lo dirò, ma per farlo bisogna essere molto rapidi. Davvero? Guarda quell'albero. Vedi quegli uccellini che volteggiano fra i rami? Quanti pensi che siano, presso poco? Sono tanti da formare un piccolo stormo. Là. Che? Ce n'erano solo due. Proprio così, ma poiché non restavano nello stesso punto più di un attimo, avevi l'illusione che fossero molti di più. Quindi ora puoi capire come funziona il trucco magico. Non si deve restare fermi nello stesso punto che per mezzo secondo. Infatti prima passavo continuamente da sinistra a destra, da destra a sinistra, cioè mi spostavo in tutte le direzioni. Per questo ti apparivo ora qui e ora lì. Devi imparare questo trucco. Se però non lo farai bene, il nemico facilmente ti potrà colpire e tu cadrai come sono caduti questi uccellini. Il nemico non ti permetterà di scappare come loro. Ho capito. Vediamo, ora prova. Dovrai allenarti. Non basta fare così pochi guizzi. Devi farne molti di più. O sarai facilmente preda del tuo nemico. Su, ora prova di nuovo. Avanti. Sì, papà. Già va meglio. Rifallo ancora. Sasuke si allena a diventare un bravo ninja, come suo padre. Ma il lavoro cui si sottopone non gli fa passare la malinconia per il ricordo della madre. Essa è sempre presente in lui, perfino quando dorme. Mammina mia, ti prego, ritorna, anche come fantasma. Giorno dopo giorno, Sasuke attende invano l'apparizione della madre. Ma davanti a lui non si stende altro che la nebbia, recata dai primi freddi della stagione. Piccola peste! Vieni! La spada si muove da sola! Aiuto! Che ne dici di questo trucco? È il trucco della spada! Non riuscirai a sfuggirle! Cosa? Conosco questo trucco, è il Bushi! Lo farò anch'io! Questo samurai è troppo forte! Ehi!
Sei mio, finalmente! È finita per te, ragazzo! Ora! Cosa sta succedendo? Questo non sembra il trucco Bushin. Ora sono apparsi ben 16 Sasuke. Lo stesso Jubei è interdetto. Ma lasciamo per un momento questa scena e andiamo a vedere che sta facendo Osaru. Credi di potermi far fuori con un trucco così da poco? So, infatti, che tu sei un forte Sarutobi. Sai trattare la spada come pochi sanno fare. Devi essere Tajima di Aju. Hai indovinato. Va bene. Allora io ti sfido, Tajima. Sarutobi, tu hai un ragazzo, non è vero? In quel momento, Osaru sente che suo figlio si trova in grave pericolo. Tajima, devo andare. Sono costretto a rimandare il nostro duello. Ti aspetterò per ucciderti, Sarutobi. No! 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 Basta! Basta! No! Aiuto! Aiuto! Basta! Basta! Evviva! Evviva! Ce l'ho fatta! Sei tu, mamma! Hai visto? Sono riuscito a vincerlo! Vedo che sei sorpreso, Sasuke. Anche questi ragazzi conoscono bene alcuni trucchi dell'arte ninja. Anche se stai per diventare un ninja, hai bisogno di qualcuno che ti aiuti. E loro hanno impedito che tu fossi colpito. Perché? Potete dirmi chi siete tutti voi? Io mi chiamo Ishizaru e sono un vecchio e caro amico di tuo padre. Anche perché sono uno dei guerrieri Sarutobi. Sasuke! Papà, sono io! Sì, lodato il cielo, stai bene. Sì, ancora sono vivo, però lo devo solo a loro. Non immagini quanto io ti sia grato, Ishizaru. Tuo figlio è un ragazzo proprio in gamba. Sono convinto che quando sarà grande sarà un ninja anche migliore di te. Papà, come mai lei somiglia tanto a mamma? Ma è naturale, perché lei è tua zia ed è la sorella gemella di tua madre. Ecco spiegato perché i bambini assomigliano tanto a te, Sasuke. Già, e sono anche quattro. E poi se io mi metto con loro sembriamo cinque Sasuke tutti uguali. Tu andiamo a giocare. Ti avevo avvertito che con mezzi naturali non saresti riuscito a sconfiggere un Sarutobi o un suo figlio, per piccolo che fosse. Mi hai profondamente deluso, Jubei. Comunque devi ritenerti fortunato se sei ancora vivo. Oggi sono ormai senza forze, ma domani catturerò quel moccioso. Niente affatto, Jubei. E perché no? Non pensare di vincere un combattimento che hai già perso. Papà, lasciami riprovare. Nella vita chi non si rende conto dei suoi limiti è uno stolto ed è destinato a soccombere. Eppure tu hai la possibilità di vincere, nonostante i tuoi limiti, figlio, purché usi una tattica adatta. Ma finché non l'avrai trovata, non pensare di combattere. Sei stato molto bravo, Sasuke. Sai, papà, io non ho paura proprio di nessuno. Hai vinto un ragazzo più grande e più esperto di te. Sono contento di te, figlio. Diventerò anch'io un bravo ninja. Sì, se continuerai come hai iniziato. È importante soprattutto avere coraggio e non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Così vincerai sempre.